Wow, amici di Spazio Games, un saluto dal Duca. È finalmente uscita la prima ala di Roccia Nera Black Rock Mountain, l'avventura, la nuova avventura per Hearthstone. E oggi andremo a vedere le nuove carte disponibili per quest'ala e i mazzi migliori per affrontare le eroiche, che sono sempre abbastanza complicate e difficili. Vi ricordo che esiste la versione normale in cui sbloccate le carte, le sfide di classe, andremo a vedere le carte che sbloccherete, che per le sfide di classe è molto divertente quella del mago, e appunto la versione eroica con i boss overpowered. Ma partiamo subito dalle carte che saranno disponibili appunto per la prima ala. Prima carta e prima magia che andiamo a vedere è un costo 2 del cacciatore, tiro rapido, infligge 3 danni, se la tua mano è vuota pesca una carta. Diciamo che è l'ennesimo sparo per appunto l'Hunter, e che onestamente non ne sentivamo davvero il bisogno, ed è una carta perfetta per un face hunter, ossia l'Hunter più aggro che ci sia, quello che si occupa solo di andare direttamente alla faccia dell'eroe e ucciderlo nei primi turni il più velocemente possibile. Onestamente non mi sembra una grandissima idea da parte di Blizzy, ma è un ennesimo sparo per l'Hunter super mega fanta aggro, quindi per gli Hunter è perfetta questa carta e probabilmente entrerà in questi tipi di mazzi. Per quanto riguarda invece la sfida di classe molto divertente del mago, che assomiglia molto a quella del cacciatore di Naxxramas, qua ci saranno portali instabili e basta da pescare sulle 30 carte del mazzo. Sbloccherete il Soffio del Drago, che è una magia costo 5, ma infligge 4 danni. Costerà uno di mana in meno per ogni servitore morto in questo turno. E questa rispetto a quella dell'Hunter è una carta un po' più complicata da posizionare e da valutare. Bisognerà vedere in che tipo di mazzi potrà entrare. Anche questo è un ennesimo sparo per una classe come il mago, che ne ha diversi. Pensate al dado di gelo, la palla di fuoco, lo sputafiamme, ne ha tantissimi. E ne hanno data un'altra. Vedremo se avrà peso o meno all'interno dei nuovi mazzi del mago. E poi abbiamo sbloccato anche la Resurrezione, carta molto divertente per quanto riguarda il prete, che vedete evoca un tuo servitore casuale morto in questa partita. Anche i servitori rubati. È una carta molto soggetta al random, ossia speriamo che ci va bene. Ma è un'altra delle altre carte molto belle, molto divertenti che ha appunto il prete. Onestamente, però, non credo proprio che avrà tantissimo peso nei mazzi competitivi. Al ladro, secondo me, invece hanno dato una carta assolutamente devastante e fortissima. Seleziona un servitore e mettine 3 copie nel tuo mazzo e costa 2. Ho già visto dei mazzi ladro mill, che sono quelli che ti fanno finire le carte all'avversario e poi ucciderlo con la fatiche, in cui copiano gli oracoli di Luce Fredda. Sono appena morto, ragazzi, mezz'ora fa, grazie a uno di questi deck. Devo dire che questa carta è veramente assolutamente fortissima e devastante, cioè se utilizzata nella maniera corretta e fatta funzionare con una buona protezione della board e tutto quanto, poi si può fare quello che si vuole, perché voi qualsiasi servitore presente sulla board, che sia vostro o dell'avversario, potete copiarlo e metterne 3 copie nel proprio mazzo. Chiaramente bisogna difendersi e bisogna stare attenti a quello che accade, ma torna questo tipo di meccanismo, un po' come Malorn del druido, cioè le carte vanno a finire all'interno del mazzo. E sembra funzionare egregiamente. Andiamo a vedere invece le nuove carte per quanto riguarda le comuni, valide per tutte le classi. Il cliente Torvo, che la sta usando con profitto al momento, il guerriero, perché quando subisce danni e sopravvive evoca un altro cliente Torvo, costa 5, è un 3-3. È chiaro che il guerriero ha diverse modalità per fare un danno al cliente Torvo e farne evocare un altro, poi un altro danno e farne evocare altri due, quindi riempire la board. Chiaro che il costo 5 non aiuta per quanto riguarda queste combo. Vedremo se avranno stabilità e entreranno davvero nei mazzi competitivi oppure solo diciamo il momento, l'onda momentanea della nuova carta. E poi c'è, secondo me, la leggendaria probabilmente più forte di tutta l'espansione, subito la prima ala, Taurissan, ragazzi, Taurissan. Costo 6, 5-5, è come, diciamo, corpo e costi è uguale a Sylvanas. Alla fine del tuo turno riduce il costo delle carte nella tua mano di 1 di mana. Provate a pensare a questa carta in un mazzo controllo, in un mazzo come quello dell'Endlock, che ha diverse carte in mano. La giocate e vi trovate tutte le carte che costeranno 1 di mana in meno. Non solo, se sopravvive, vi costeranno 2 di mana in meno, perché è una cosa che comunque si somma. E quindi deve essere rimosso istantaneamente o almeno silenziato dall'avversario. Quindi fa ancora al momento, secondo me, più paura di Sylvanas in certi mazzi. È chiaro che il mazzo aggro costo 6, 5-5 fa questa cosa qua, gli interessa ben poco. Comunque, carta veramente, veramente fantastica.
forte. Allora ragazzi, andiamo a vedere le sfide che ci aspettano nel massiccio roccia nera. Diciamo, la normale è chiaro che è quella più facile. Il primo è Corren Birra Nera, che come potete vedere mette in gioco un servitore dal mazzo di ogni giocatore, ossia il tuo o dell'avversario. Non è difficile farlo con in versione normale, con anche dei mazzi abbastanza budget. Basta metterci dentro un po' di gente forte, di ciccioni come si chiamano in gergo, e la si porta a casa abbastanza agevolmente contro Corren Birra Nera. La seconda sfida normale che andate ad affrontare è il Gran Giudice Teta Pietra, quello dell'arena, che praticamente ha solo leggendario all'interno del suo mazzo e potere eroe evoca uno spettatore 1-1 con provocazione. Questo diciamo che è abbastanza fastidioso, non nella versione normale, ma comunque può essere abbastanza fastidioso. E poi c'è Taurissan, l'imperatore Taurissan. È molto divertente la sfida contro Taurissan, vedete che il potere eroe è qualcosa di sconvolgente, però dovete sapere che lui ha la moglie in campo. Se la moglie muore, lui usa direttamente questo potere su di voi. Voi quindi dovete riuscire a tenere in vita la moglie, e anche lui, vi dico la verità, tenterà di uccidere in ogni modo, soprattutto nella sfida eroica. Poi ci sono le sfide di classe, ragazzi, in cui sbloccherete le altre due carte che vi ho mostrato. Una è quella del mago col soffio del drago, l'altra è quella del cacciatore che abbiamo visto prima, il tiro veloce. Queste sono sfide in cui i mazzi sono già preordinati da Blizzard, e quindi ad esempio questa è molto buona. Andiamo a vederla un attimo, perché è veramente ben fatta quella del mago, ripeto, ispirata a quella del cacciatore per quanto riguarda Naxxramas, ossia solo portali instabili. Andiamo un attimo a vederla, perché è veramente particolare. L'hai voluto tu. Vedete, portali instabili, anche se cambiate le carte, sono tutti portali instabili. Poi se per caso gioca Milhouse Manalampo, perché questo gioca solo leggendarie, potete immaginare cosa può succedere, appunto. Tutti i portali instabili possono essere giocati tranquillamente, ecco. Ecco, era detto Milhouse, perfetto ragazzi, possiamo giocare tutti i portali instabili contemporaneamente, perfetto. Eccoli qua, vedete, tutti costano zero perché Milhouse Manalampo è una leggendaria che ha come grido di battaglia: nel turno successivo le magie del nemico costano zero di mana. Potete capire che questa è una leggendaria forse una delle più scarse che ci sono dentro, perché è rischiosissima a giocare soprattutto nei turni avanzati. Adesso faremo un'orgia di portali instabili. 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, non ci ha detto benissimo. Vabbè, però abbiamo anche una leggendaria, guardate ragazzi. E possiamo addirittura pescarci altri due portali instabili con questo, perfetto. Eccoli qua che arrivano. Si chiamano altri due portali instabili. Abbiamo pescato un Ixi anche, vediamo. E questo, che però fa 5 danni quando entra, vabbè. Giochiamo questo, dai. E anche questo qua, il mitico manichino molla. Una delle carte più stupide mai create da Blizzard. Vediamo gli ultimi portali cosa ci portano. Interessante. Nozdormu, bello Nozdormu. I giocatori hanno solo 15 secondi per completare il proprio turno. Va bene, andiamo a chiudere. Hai visto insomma la sfida, non è male. Vai Onyxia. Abbastanza semplice, d'altronde ragazzi, a livello normale le sfide sono semplici, anche per permettere a tutti di riuscire a sbloccarle. E poi c'è la sfida eroica, vedete che lo completate tutte e tre, che sono molto più complicate. E ora vi consiglierò mazzi per queste tre sfide soprattutto. Vedete che Green Guzzler mette in gioco due servitori dal tuo mazzo e uno da quello dell'avversario, ossia nella versione normale faceva 1 e 1, nella versione eroica farà due dal suo mazzo e uno da quello del nostro avversario. Vedete i due mazzi che vi ho preparato per appunto Birra Nera, collezione personale, eccola qua. Il primo è quello che ho usato io per uccidere Birra Nera, appunto, l'ho chiamato Guinness, perché Birra Nera Guinness, ma non stiamo qua a parlare di questo. Vedete che è un mazzo paladino, io di solito uso spesso il paladino in queste sfide, anche perché è una delle mie classi favorite. Due umiltà, due eguaglianze, luce sacra, piromante selvaggio, perché con l'eguaglianza possiamo pulire tutta la board. Il batte la rovina, che se resiste è ottimo, se non resiste comunque ci fa passare un turno più tranquillo, visto che è come se avesse provocazione. Spadone vero argento, benedizione di re per pompare i nostri minion sul campo. Consacrazione, campione benedetto, due sputafango, campionessa del sole sempre per proteggerci, super golem pilotato, ufficiale d'argento, perché secondo me in questo caso gli scudi divini sono fondamentali. Campione di Roccavento solo uno,
due supercarro Max, un gigante del mare e due giganti di magma. Con questo sì, lo si può fare fuori. Non dico agevolmente, ma insomma, vedete, non ci sono leggendari, ho cercato di stare fuori dalle leggendarie. Poi c'è un mazzo molto interessante di un druido, del druido che ho trovato online e che è molto buono. Vedete, innervazione e naturalizzazione, che è fondamentale per la rimozione di robe fastidiose e grosse. Cobra imperatore, che io non ci avevo pensato, ma effettivamente, ragazzi, qualsiasi cosa lo tocca muore. Maestro di spade ferito. Tecnocontrollore, che chiaramente gli va a rubare qualcosa. Spazzata. Arpia del Furia del Vento, perché c'è Furia del Vento, quindi attacca due volte per turno. Campione del Sole, Gatto Rosso Robot, Ufficiale d'Argento, vedete che ci hanno messo anche loro. Due campioni di Roccavento, Golem da guerra, Sicario di Corvo Lesto, Supercarro Max e Trenti di Dragonferro. Qua hanno evitato addirittura anche le epiche, chiaramente è più semplice avere un 8-8 con provocazione addirittura che un gigante, perché addirittura questo c'ha anche provocazione. Quindi mazzo anche questo molto buono, perché ricordatevi che come potere eroe Birra Nera ha appunto l'inserimento di due creature da parte sua e una sola da parte nostra. Eccolo qua, il secondo che andremo ad affrontare è il Gran Giudice Tetrapietra, che nell'arena è il numero uno. Come caratteristiche per quanto riguarda la versione eroica, parte con 3 di mana, quindi parte già con 4 di mana praticamente al primo turno, e evoca uno spettatore 1-1 con provocazione come costo 0. Andiamo a vedere i mazzi allora che ho selezionato per questo. Arena Mistok è il mazzo che ho usato io per far fuori appunto il Gran Giudice Tetrapietra. Menzione saggezza da applicare al nemico è buona per farci pescare diverse carte, umiltà per ridurre l'attacco, eguaglianza, luce sacra. Ci sono tante cure, ragazzi, per rimanere vivi. Fastidio Bot, il gufo, mini boss scudato, l'esperto di caccia sa diverse leggendarie con più di 7 di attacco o 7. Pacificatore, tecnocontrollore fondamentali per avere, cercando di avere un po' di fortuna per accaparrarsi qualche leggendaria. Spadone di Via d'Argento, consacrazione, campione benedetto per raddoppiare poi l'attacco, eventualmente magari di Bolvar una volta che si è stabilizzata la board. Sputafango, Cairn, campionessa del sole, guardiano di Resme per curarci, una mano celestiale e Tyrion. Vi dico la verità, è stato abbastanza difficile il secondo punto bot incontrato, ma alla fine, grazie al fatto che ha giocato alla morte, quindi si è svuotato la mano, siamo riusciti a far fuori alla morte. Poi la partita si è conclusa con un bel Bolvarone che ormai aveva raggiunto dimensioni abbastanza considerevoli. L'altro mazzo, ancora più scaltro, ancora più furbo per far fuori l'arena, l'ho visto in azione, ragazzi, devo dire, funziona veramente, veramente bene, ve lo consiglio assolutamente. Bisogna mantenere per prima cosa un po' il controllo della board inizialmente e cercare di fargli riempire appunto tutta la board al nostro amico Tetrapietra. Una volta riempita la board, vedete, poi faccio scorrere le carte intanto, la carta fondamentale diventa il Frost Nova. Dove sei? Frost Nova. Eccola qua, esplosione gelida. L'esplosione gelida congiura Ramingo Cho, perché lui comunque gioca sempre Ramingo Cho, la copia dall'altra parte e Tetrapietra tende a giocarla sempre. Quindi se c'è giù Ramingo Cho, e ho visto che mette sempre giù anche Netpagle, questa è la situazione perfetta per noi. Ramingo Cho più Netpagle, e tra l'altro Netpagle non pesca il 50% delle volte le carte, ma le pesca sempre. Ho visto quando lo usa appunto il bot eroico. Quindi con questi due qua noi continuiamo a avere esplosione gelida perché la gioca sempre. Poi gliela ripassiamo a lui e lui la rigioca. Quindi ci continuiamo a congelare i nemici l'un con l'altro. La board viene sempre congelata. E grazie a Netpagle questo continua a pescare due carte, cioè una da Netpagle e una del turno. Chiaramente finisce le carte e poi muore per fatiche, insomma. È una situazione che comunque si vedeva molto spesso, il fatto di trovare Netpagle con il Ramengo Cho. Quindi con questi due qua in campo e l'esplosione Jade, praticamente la partita si incastra e finisce così, perché non si va più avanti, non ci sono più danni, perché il Tetrapietra continua e continua e continua a giocare l'esplosione Jade, essendoci la board piena, poi non giocare nessun'altra leggendaria, che poi andranno a bruciarsi piano piano e mestamente morirà. Quindi questo è un mazzo che vi consiglio, ragazzi, vedete che ha molte anche provocazioni per difendersi inizialmente, qualche più danni magici per poi sfruttare la presenza sulla board con palle di fuoco e roba del genere, anche perché la board è sempre congelata, quindi non attaccherete praticamente mai. Mazzo consigliato, questo funziona davvero bene. E ora manca solo l'ultimo bot, l'ultimo eroe, l'imperatore Taurisan,
che nella versione eroica è ancora più bastardo, nella versione normale come sempre. La sfida, chiaramente, ragazzi, vedete che il potere eroe infligge 30 danni, è tenere in vita la moglie. Se la moglie muore, lui utilizza il potere eroe contro di noi, quindi siamo morti istantaneamente. Andiamo a vedere subito i due mazzi che ho selezionato per Taurissan. E sono tua moglie è una puntini puntini, che è quello che ho utilizzato io per far fuori la prima volta il nostro imperatore Taurissan. Vedete, invece di saggezza, imposizione e protezione. È un buon mazzo, vi dà un buon rush con appunto i minion con carica, vedete. E poi ho messo delle benedizioni dei re e Bolvar anche lì, perché quando poi si pompa il nostro Taurissan non ha rimozioni particolari se non la colonna di fuoco. Quindi, una volta che Bolvar è diventato veramente, veramente grosso, poi può fare ben poco. E per difenderci e per attaccare, ci sono appunto Pacificatore Aldom, il Golem Arcano, il Cavalcalupi, l'Alchimista Folle per la moglie, per tenerla in vita. Cerchiamo di curarla in ogni modo, anche con la benedizione dei re che dà più 4, e magari Pacificatore Aldom la riportiamo a uno di attacco. Ma questo è il mazzo che ho utilizzato io inizialmente. Io di solito uso il Pally e infatti lo porto a casa. Ma ancora più furbo e più economico è il mazzo che ho trovato online per quanto riguarda il prete. Questo è un mazzo che il silenzio lo usa più che altro per le provocazioni. È un mazzo molto buono che si basa su fuoco interiore e scudo, spirito divino, scusate. È chiaro che col pozzo della luce, o con la parola della luce, con raddoppiata la salute e poi parificata la salute all'attacco, possiamo devastarlo in maniera abbastanza veloce e semplice. Chiaramente abbiamo bisogno delle carte per fare la combo. Nel frattempo dobbiamo difendere la vecchia, la moglie, appunto la nana di Taurissan, con parola del portiere scudo oppure prescelta da Velen, anche se comincia a diventare un po' pesante, e poi girargli eventualmente e sicuramente la salute con l'attacco, visto che è un 3-1, diventa un 1-3 per gestirla meglio. E andiamo subito a vedere quest'ultimo mazzo in azione per un piccolo partitino veloce e spiegarvi come funziona realmente. Taurissan. La luce porterà alla vittoria. La luce porterà la vittoria. Dobbiamo cercare di avere in mano le carte per sistemare un po' la moglie. Ecco, abbiamo un buon masticatore zombie per difenderci inizialmente. Abbiamo anche la parola di scudo per proteggere la moglie. Abbiamo addirittura anche l'alchimista folle che gli inverte l'attacco con la salute. Vedete che si incazza subito. Io non la voglio neanche vedere in televisione sua moglie, ma lui non gli va giù che gli guardo la moglie. Quindi, tra l'altro, non è neanche molto allettante, se posso dire. Che equipaggia subito l'ardente. A volte lo fa, a volte non lo fa, ho visto. E ci secca subito il nostro zombie, meglio così, meglio danni allo zombie che a noi. Adesso giochiamo subito l'alchimista, così la facciamo diventare un 1-3 e si difende meglio anche dalle provocazioni che fa, appunto, che butta il nostro Taurissan, che di solito fanno danni. Impel fiamme. Prole della luce. Qua ci curiamo e passiamo il turno. Non voglio giocarmi il pozzo della luce per il semplice fatto che non voglio che me lo secca, perché è fondamentale poi per la chiusura. Vedete, abbiamo addirittura utilizzato la prova di scudo, ci ha fatto girare un 1-5, così la mettiamo bella al sicuro la moglie. Nel frattempo subiamo danni incalcolabili. Si potrebbe provare addirittura anche a farlo col Warlock, visto che ha molti demoni nel suo mazzo. Gioca sempre così, purtroppo, Taurissan, ho visto. Non sfrutta mai il +2 del Nano Ferroscuro, mai. Essere un bug. Dislocatore mentale, qua ci dà il 2-4, che non è male, perché fa uscire, ogni volta che subisce danni, un Imp 1-1. È la nuova carta, appena immessa. Qua puliamo quello lì. Non possiamo giocarla perché non possiamo curarlo, quindi curiamo e stiamo lì. Ok. Passiamo il turno. Lei ci fa sempre danni. È chiaro, non possiamo usare provocazioni noi, perché sennò la moglie si schianta, muore. E tanti saluti. Vedete che ha giocato il 4-4, che fa 2 danni a tutti quando muore. Quindi è la classica carta per uccidere sua moglie, diciamo. Prescelto la Velen, la mettiamo sul capo Imp. Così ci caga fuori.
Almeno un imp ce lo caga, perché ne caga fuori due, ma uno muore istantaneamente. La moglie subisce danni. Adesso giocheremo una delle due chieriche della contea. Curiamo l'imp e peschiamo un silenzio, che con queste provocazioni abbastanza che fanno danni può esserci molto molto utile. Eccolo là, un'altra infatti. E quella sarebbe un'arma, vedete che lo gioca sempre sbagliato il Lanofero Oscuro. Meglio così per noi. Vedete, un po' di carte per la combo stanno venendo su, fuoco interiore. Giriamo anche l'altra chierica, così peschiamo due carte. Questo fa un danno quando muore, quindi per salvare il nostro tecnocontrollore facciamo così. Peschiamo due carte, fuoco interiore, ne avevamo già uno, è sufficiente, era meglio il raddoppio a salute. Vediamo un po', adesso. Un po' di danni, la moglie è ancora viva. Facciamo fuori il nano ferro scuro, rimaniamo noi con il vantaggio del campo. Qua giochiamo il pozzo della luce, raddoppiandogli subito la salute per non cercare di non farcela uccidere, perché poi è importante per la chiusura. E va di spirito divino. Eccolo lì, 0-10. Siamo a 13 di energia, equipaggia un morso della morte che non è proprio il massimo per noi. Comunque si scaglia contro una chierica e ciò è molto bene. Pozzo della luce cura la chierica, peschiamo una carta, perfetto. Prescelto la Velen, questo lo possiamo posizionare tranquillamente sul nostro pozzo della luce. Facciamo fuori l'imp, annulliamo il suo imp con il nostro imp ancora attivo. Meno rimaniamo noi ancora col vantaggio del campo solo con la moglie. A questo punto prescelto la Velen sul pozzo e poi attacco pari alla salute. E diventa un 14-14, molto buono per noi. Cultista oscuro. E poi cominciamo a spaccare un po'. È così. Buona, molto buona. E insomma, la partita è incanalata perfettamente. Avete un mazzo molto molto economico per fare l'eroica. Ma d'altronde poi, una volta che si capisce un attimino qual è il mazzo migliore, si trovano anche mazzi molto molto economici. Vedete che appunto aggiungono più tre salute, sicura al pozzo interiore. E la parte è finita. E quindi ragazzi, siamo andati in fondo a questa eroica, avete un po' visto in azione. Se volete vedere tutte le altre eroiche con altri mazzi, c'è il canale del Duca che è in descrizione. Ringraziandovi per i like, i commenti e le visualizzazioni, un saluto, alla prossima, ciao!